Oggi abbiamo un ospite speciale, un albese non di doc, ma è un ragazzo che è diventato albese per la sua continua presenza su questo territorio e si tratta di Dennis Panzeri del ristorante La Piola in Piazza Risorgimento ad Alba. Buongiorno. Dennis è un ragazzo che ha fatto grandi esperienze, i piatti che ci proporrà sono piatti iconici per lui e per il locale di cui è l'executive chef. Con un gianduiotto, però non è un cioccolatino, è una ganache, un dolce gianduiotto con una salsa di fragole del Roero e un biscotto alla nocciola. Questo racchiude un po' questa zona, il torinese, il Piemonte in generale. Dobbiamo partire dal dolce per questioni pratiche. Bisogna fare la ganache, farla congelare, fare il biscotto e farlo congelare. Senza questo processo non potremo poi andare avanti. Allora, per il gianduiotto abbiamo bisogno zucchero. Il gianduiotto non è altro che una crema inglese calda. Quando la crema inglese è calda ci facciamo sciogliere dentro del cioccolato al latte e della pasta di nocciole e poi stamperemo e metteremo a congelare. Facile facile. Allora, incominciamo con il tritare il cioccolato. E quindi casseruola che passo subito al Dennis. Questa possiamo lasciarla lì. Allora, nel mentre che fonde il cioccolato, noi possiamo prepararci la nostra crema inglese mettendo a bollire della panna, del latte, che noi abbiamo, per questioni pratiche, abbiamo già pesato, e mescoliamo uova, tuorli d'uovo e zucchero in una boule. Allora, tuorli d'uovo, questo, e poi lo zucchero, che abbiamo anche questo già pesato. Quindi una classica crema inglese. Classica crema inglese. Senza vaniglia? Senza vaniglia, perché tanto abbiamo, a noi servono il profumo del cioccolato al latte e della nocciola. Sta sciogliendo il tuo cioccolato, sì. Il tuo latte e panna sono pronti. Sono caldi, io direi di aggiungere l'inglese. Esattamente, procedere con l'inglese. Voilà. Adesso, come penso che tutti voi già sapete, per fare un inglese non bisogna altro che far cuocere l'uovo a 82 gradi. Allora, la crema inglese, a differenza della crema pasticcera, non attacca, o meglio, non avendo la farina al suo interno, fa più fatica ad attaccare. Questa inglese, come vedete, è quasi pronta, è diventata molto più spessa, l'uovo è cotto, o meglio, era preso, eccolo. Ci aggiungiamo il cioccolato, allora attenzione che sarà sicuramente bagnato e acqua e cioccolato non devono mai mischiarsi. Mettiamolo qua, non sporca. Allora, abbiamo aggiunto la nostra crema inglese e cioccolato. Mm-hmm.
Allora, abbiamo fatto la nostra inglese, ci abbiamo aggiunto il cioccolato e la ultimiamo con la pasta di nocciola. Per inserire il prodotto in uno stampo devo, anzitutto, ogni volta che si cuoce l'uovo, in pasticceria, ogni volta che cuoci l'uovo, che io l'ho appena cotto, qualche particella di profumo di tuorlo può cuocere, quindi è buona norma sempre, tutte le volte che si cuoce l'uovo, passarlo a un colino per evitare grumi. E versiamo il nostro composto all'interno dello stampo. Non lo riempi lo stampo? Allora, io non lo riempio perché questo stampo è troppo grande e la porzione che facciamo al ristorante sarebbe troppo voluminosa. Troppo voluminosa. E quindi la porzione dovrebbe essere, come sempre, 80 grammi. Certo. Allora, questo è pronto, noi lo abbattiamo a meno 30 gradi perché questa miscela, per stare in piedi e essere mangiata comoda, cremosa al punto giusto, deve essere prima abbattuta. Allora, possiamo procedere con il crumble. Mettiamo farina, tutto insieme, in planetaria, farina di nocciole, zucchero e burro morbido. Possiamo procedere. Allora, la lavoriamo velocemente, mai troppo. Dicevo che il burro non deve separarsi, non deve fondere, deve solo impastarsi un po'. Finiamo di lavorarla a mano perché gli ingredienti sono proprio pochi e in questa campana si fanno fatica, la macchina fa fatica a prendere tutto. Mettiamo anche il pizzico di sale che avevamo detto prima. Fleur de sel è perfetto perché già è grosso, ma è tenero, non è come il sale grosso per salare l'acqua. E il nostro crumble è pronto. Adesso come procediamo? Dovremo congelarlo per poi tritarlo per poi cuocerlo. Allora, per far prima lo congeleremo in un panetto molto basso. Coulis di fragola, allora, come accompagnamento al nostro dolce facciamo un coulis di fragola. Non c'è un peso, perché le fragole di oggi possono essere più acide delle fragole di domani o più dolci, quindi poi il nostro dolce è già molto dolce, il dessert di oggi è già molto dolce, quindi anche se le fragole non sono particolarmente dolci va bene. Dicevo prima di acidità. L'acidità è importante e spesso manca la fragola, quindi noi con due gocce di limone ci aggiustiamo anche l'acidità, abbiamo un frullatore immersione, anche in questo caso dobbiamo passarlo al colino perché le fragole hanno i semi e sono fastidiose, rimangono tra i denti, non è affatto una bella cosa servirla. Io con questo coulis ho finito. Il nostro crumble è congelato e una volta congelato bisogna molto rapidamente tritarlo.
Andiamo in forno a 160 gradi. Io direi che questo crumble è perfetto, è leggermente dorato, è ancora biancastro, non ha preso colore, ed è sia sciolto ed è seccato, ed è proprio come deve essere. Poi questo lo romperemo e diventerà un biscotto rotto, una, come possiamo chiamarla? Una guarnizione croccante in un piatto grasso di cioccolato e grasso di salsa di fragole, e impasterà tutto, avrà una burrosità giusta, avrà un po' di croccante. Una friabilità che impegna il palato. Certo. Esattamente. E a questo punto il crumble lo rompiamo. Allora andiamo a chiudere il piatto. Sta anche bene questo piatto opaco con la salsa lucida. Prendiamo il nostro crumble, il nostro gianduiotto, lo sistemiamo nella salsa e noi facciamo una cucina molto semplice, non, per il ristorante dove lavoriamo non cerchiamo la foto. Noi non facciamo piatti scenografici che devono essere belli sui libri o che. Tante volte ci sembra di fare dei bei piatti, gli facciamo la foto e ci rendiamo conto che i nostri piatti in foto non sono mai belli. Ma non è il fine ultimo della nostra cucina. Noi dobbiamo essere buoni, veloci, chiari, e poi noi facciamo cucina italiana. La cucina italiana è chiara, limpida, non è che devi cercare il retrogusto. L'italiano è facile e buono. Io lo trovo facile e buono, diretto, non devi. Voilà, questo è il nostro piatto, è il cavallo di battaglia dei nostri dolci. Facile, facile.